La guerra in Ucraina potrebbe costarci 1.500 euro a testa. Le sanzioni imposte dalla Russia stanno colpendo indirettamente anche l'Italia. Secondo la Banca d'Italia, quest'anno la guerra potrebbe costare ad ogni italiano tra i 500 e i 1.500 euro a persona. E se non basta, per una famiglia media il prezzo può variare tra i 1.170 euro e i 3.600 euro in un anno. Basta andare al supermercato o fare benzina per rendersene conto. Il prezzo delle bollette è quasi raddoppiato, almeno nella componente energetica. Ma questo non è l'unico problema. Infatti ci sono anche le difficoltà legate alle imprese, che alla fine ricadono su tutti. Per esempio, la volatilità dei prezzi delle materie prime, come il gas appunto. Se i prezzi continuano a salire e a scendere in questo modo, le imprese hanno difficoltà a far quadrare i conti, perché non possono fare previsioni. Ma questo cosa vuol dire? Vuol dire che smettono di produrre, che non accettano ordini e che licenziano i dipendenti. Tutto ciò, ovviamente, ha un costo.